quando vuole. Alberto Giuliani, 22 aprile V-Day, ripartiamo da lì. E ripartiamo da qui con apparentemente poche cose cambiate, invece ne abbiamo cambiate molte, perché abbiamo perso Igor, abbiamo acquistato Ivan, un gioco completamente differente, Sasha Starovic ci dà una bella mano a completare questa rosa, essendo l'unico opposto di ruolo, quindi tanta carne al fuoco. Domani c'è ancora Trento, sembra quasi un refrain, quest'anno, questo 2012 è Macerata Trento, cosa ti aspetti dalla gara di domani, ma poi cosa ti aspetti da questa stagione, ci potrà essere qualcun altro? Domani sarà Macerata Trento, il campionato non credo, perché ci sono squadre molto ben costruite quest'anno, mi riferisco a Piacenza e Cuneo, mi riferisco anche comunque a Vibo Valentia, a Modena, che secondo me si inseriranno in questa lotta per l'alta classifica, quindi secondo me sarà veramente un bel campionato. Molti dei tuoi ragazzi hanno raggiunto un traguardo eccezionale alle Olimpiadi, come li hai ritrovati in palestra da un punto di vista così personale, emotivo, emozionale, più motivati, più fiduciosi? Ma intanto dico che la cosa più importante, quella che ci premeva, è che c'è stato tempo per farli riposare, quindi passato questo tempo li ho visti innanzitutto riposati e poi motivati come al solito. Per la tua squadra, è una squadra importante che fa parte di un campionato importante, preferiresti campionato, Coppa dei Campioni, la società ti ha dato delle priorità? Giulianelli mi ha dato le priorità, devi vincere tutto, ma questo lo dice tutti gli anni, quindi a noi è chiaro che piacerebbe molto lottare su tutti i fronti senza lasciarne nemmeno uno, ascoltare l'inno nazionale, che è una cosa bella e significa che si è lavorato bene. Poi una volta arrivati lì è chiaro che tutti vogliono vincere. Un'ultima cosa, dall'alto della classifica dove è stata Macerata fino adesso, come vedi un campionato senza retrocessioni? Ma non mi piace molto sotto il punto di vista sportivo, perché tutti quanti devono avere qualcosa di motivante per cui lottare, però la congiuntura economica ha portato la Lega a prendere questa decisione, vedremo se darà risultati in futuro.